Pierpaolo Mitica, oggi noi pensiamo di sapere tutto, no? Di avere già tutte le notizie, ma c'è invece, ci sono delle cose su cui c'è bisogno di soffermarsi a riflettere, in particolare quali sono quelle sulle quali la sua mostra ci aiuta a riflettere? Diciamo che oggi pensiamo effettivamente a saper tutto, ma la maggior parte delle volte non sappiamo niente, nel senso che la disinformazione è tantissima. Io me ne accorgo lavorando sul campo che spesso quello che vedo nella realtà non viene riportato dai mass media, dai giornali, viene riportato in maniera totalmente distorta. Quindi credo che il nostro compito di reporter sia quello appunto di portare un'informazione corretta a delle persone che possono appunto riceverla e possano in qualche maniera cambiare le cose. Ritengo che sia questo il messaggio fondamentale. Vogliamo ricordare brevemente quali sono i temi toccati da questa mostra e dal suo lavoro? In questa mostra io presento 10 lavori che ho fatto in 15 anni, brevemente inizio dai Balcani, dalla guerra dei Balcani, dal post guerra dei Balcani, è un lavoro fatto tra il 97 e il 99 in Bosnia e in Kosovo, prosegue con un lavoro fatto in India dal 2002 al 2005, in seguito prosegue con Chernobyl, lavoro fatto durato circa 5 anni dal 2002 al 2007. E in seguito c'è stato Vite Riciclate, che è un lavoro sempre fatto in India sui riciclatori di rifiuti, lavoro fatto nel 2007-2008, poi Piccoli Schiavi, un lavoro fatto in Bangladesh sui bambini di strada sfruttati e schiavizzati praticamente, Indonesia, un lavoro sui minatori dello zolfo nel 2009. Poi abbiamo il progetto che ho iniziato nel 2011, che si chiama Living Toxic, che è un progetto che riguarda i luoghi più inquinati al mondo, ed è iniziato con l'incidente di Fukushima, appunto c'è una parte dedicata a Fukushima, e in seguito c'è una parte dedicata alla Russia, una zona Chelyabinsk, una delle zone più inquinate del pianeta, dove c'è stato un incidente nucleare, dove c'è una fonderia di rame che ha inquinato tantissimo e dove c'è la più grande acciaieria dell'ex Unione Sovietica. Questo progetto è un inizio di progetto che ho deciso di mettere a chiusura della mostra proprio come significato di continuazione. Per me questa mostra è un punto di arrivo notevole, perché avere una mostra così importante in una sede così importante è veramente qualcosa di fantastico per me, però è un punto d'inizio, è un inizio di un nuovo progetto, di una nuova strada che spero insomma vada avanti ancora per tanti anni. Ecco, sintetizzando, potremmo dire che il degrado ambientale si accompagna troppo spesso con anche un degrado umano? Sì, sicuramente. Io mi interesso molto dell'aspetto umano, delle persone, chiaramente. E negli ultimi anni mi sono avvicinato tanto al discorso ambientale, infatti proprio l'ultimo progetto è indirizzato all'ambiente, però l'ambiente è strettamente legato all'uomo, come l'uomo è strettamente legato all'ambiente, quindi quando c'è un degrado ambientale è perché è causato dall'uomo, e questo degrado ambientale però causa anche un degrado sull'uomo, e quindi le persone che sono costrette a vivere in determinate situazioni sono situazioni veramente drammatiche di vita proprio.